io sono lo psicoterapeuta, dottor Albasi, tu sei il mio paziente e tu sei un paziente seduttivo. Ora cominciamo la seduta, sei pronto? Dottor Albasi, sono pronto. Cominciamo pure la seduta. Buongiorno, Buongiorno, mi dica pure. dottore. È sempre un piacere parlare con lei. Mi sento molto meglio ogni volta che vengo qui. Come sta oggi? Beh, la ringrazio per quello che mi sta dicendo. Io oggi sto bene, ma parliamo di lei. Mi dica come sta in questi giorni. Beh, dottore, diciamo che ci sono stati alti e bassi, ma devo dire che i nostri incontri mi danno sempre una nuova energia. Lei ha davvero un modo unico di farmi sentire ascoltato e capito. Nuovamente la ringrazio. Mi colpisce che così immediatamente parla di me. Non posso farne a meno, dottore. Lei è una presenza così positiva nella mia vita. Ma sì, parli di me. Ultimamente ho avuto qualche difficoltà a concentrarmi sul lavoro. Sembra che i pensieri siano sempre altrove. Ah, ecco, parliamo di questi aspetti che sta dicendo che la distraggono, che pensieri le vengono? Spesso mi ritrovo a pensare a situazioni passate, a momenti che avrei voluto gestire diversamente. E a volte penso anche a quanto sarebbe bello passare più tempo con persone che mi fanno sentire bene, come lei, dottore. Questi pensieri mi distraggono e mi fanno sentire inquieto. Ah, caspita. Allora, da un lato mi sta dicendo che si trova bene, che è contento di stare con me, però sta dicendo anche che trova inquietudine nel trovare sia pensare a me. Esatto, è una sensazione contrastante. Da un lato trovo conforto nel nostro rapporto, ma dall'altro lato mi rendo conto che questi pensieri occupano molto del mio tempo e mi impediscono di concentrarmi su altre cose importanti. È come se fossi diviso tra il piacere di sentirsi apprezzato e l'ansia di non riuscire a gestire tutto. Ma lei crede che io l'apprezzi? Sì, dottore, lo credo davvero. La sua attenzione e il modo in cui mi ascolta mi fanno sentire apprezzato. È una delle ragioni per cui mi sento così a mio agio durante le nostre sedute. Bene, mi fa piacere. Senta, proviamo a ragionare su altre situazioni che nella sua vita l'hanno fatta sentire in modi simili, se ci sono state. Certo, dottore. Ricordo che durante l'università avevo un professore che mi faceva sentire apprezzato e stimato. Ero sempre ansioso di fare bene nei suoi corsi, ma allo stesso tempo mi distraeva il desiderio di ottenere la sua approvazione. Era una situazione molto simile a quella che provo ora. Questo è interessante. Quindi sta dicendo che c'è qualcosa che la mette ansia perché è come se, diciamo così, la portasse a concentrarsi sulle aspettative dell'altra persona? Sì, esattamente. È come se volessi sempre soddisfare le aspettative dell'altra persona. E questo mi crea una certa pressione. Mi sento come se dovessi dimostrare continuamente il mio valore, il che può essere piuttosto stressante. Quali sono, secondo lei, le richieste che le faccio senza accorgermi? Quali sono le aspettative che ho io nei suoi confronti? Penso che una delle aspettative implicite sia quella di vedere un miglioramento continuo e costante nel mio stato emotivo e comportamentale. Forse sento la pressione di dimostrare che le nostre sedute stanno avendo un effetto positivo su di me. Inoltre, potrei percepire che lei si aspetti che io sia sempre aperto e trasparente durante le nostre conversazioni. Mentre dialogavo, cioè ero portato a concentrarmi su quello che diceva in una maniera profonda, in modo da cercare di rispondere in Tanto una maniera intelligente. sembra una relazione vera, Sembra una relazione cioè vera. questa della simulazione. Beh, allora, nel fatto che noi riusciamo ad avere una relazione vera con un gatto o con un oggetto non ci deve stupire, perché l'aspetto antropomorfo della voce e di questa interazione è molto potente. Naturalmente c'è un aspetto che ricorda anche l'andamento di una seduta. Meno, così in sommi capi con un esperimento semplicemente a flash molto rapido, ma che assolutamente ha bisogno di essere approfondito perché le potenzialità sembrano esserci tutte. Non abbiamo un'idea sulla riproducibilità, non abbiamo un'idea su che materiale sia programmato per comportarsi in questa maniera e come evolva, ad esempio, nelle interazioni con gli utenti. Se ad esempio E adesso si anche apre un filone con la psicoterapia di studio di questa simulazione,
come strumento della psicoterapia, naturalmente ci potrebbe essere un'evoluzione inaspettata. Assolutamente, a mio avviso l'aspetto formativo è già ad un livello avanzatissimo, perché come stavi dicendo tu, i contenuti, cioè nel senso che quello che veniva portato dall'intelligenza artificiale nella relazione, aveva una verosimiglianza che nel giro di tre scambi portava il clinico a concentrarsi per aiutare il paziente che veniva simulato, perché veniva percepito come un paziente verosimile. Un'interazione potente. C'era una coerenza. Quindi Sì, di questo bisogna tenere conto. formativamente, assolutamente. Il prompt che gli abbiamo dato era di essere seduttivo e basta. È vero che lo scambio iniziale era, diciamo, smaccatamente seduttivo, ma in tre scambi Sì, dialogici per è andata sulla battute. problematica che può stare dietro a un bisogno di seduttività e non c'era più una seduttività Semplice. dell'intelligenza artificiale nei confronti Sì. del clinico, ma un approfondimento sulle ragioni di personalità, diciamo, le ragioni psicologiche che possono stare dietro ad un atteggiamento seduttivo che viene vissuto con ansia, con pesantezza. Quindi la tua mente veniva aiutata, condotta a riflettere su quegli aspetti di persona, cioè gli aspetti del paziente seduttivo, che non era più seduttivo, però. Diciamo che questo aspetto va studiato profondamente, se ne si apre una pagina nuova, delle possibilità sia formative che di ricerca in ambito di psicologia clinica e di psicoterapia in generale.